Anche se aveva quello sguardo alle volte cattivo, duro, che poi si addolciva e faceva innamorare le donne. La prima fu Bibi, Brigitte Bardot. Jean-Louis aveva 26 anni e Roger Vadim lo volle in Dio, creò la donna. Un amore breve che ritrova sul cruscotto della Spider di Gassman nel sorpasso. Dino Risi gli cuce addosso il personaggio di Roberto, timido, sensibile e un po' pauroso. Affascinato da Bruno lo Spaccone, che in due giorni gli fa conoscere la vita, la sfida e le donne. Per Trintignant quel film diventa il trampolino di lancio, anche se lui, pilota professionista che aveva corso a Le Mans, la velocità non l'ha mai temuta. Ma ormai i migliori registi lo cercano, diventa una star. Lui continua a lavorare solo con chi lo capisce, lo rispetta. Bertolucci, il conformista. Lelouch, che lo trasformerà in un mito romantico con un uomo e una donna, raccontando finalmente anche il Trintignant pilota, l'amante delle auto sportive, riconoscendogli quel fascino sottile anche 60 anni dopo, lo sguardo magico sotto le rughe, con cui accarezza le sue donne, ormai vecchie e malate anche loro, come accade in Amour di Haneke. Sono morto nel 2003, confesserà, quando la sua adorata figlia Marie viene uccisa a colpi e pugni dal compagno ubriaco. Aveva 91 anni, era malato. Il presidente Macron piange il formidabile talento che ha accompagnato tutte le nostre vite, con quel sorriso triste fino all'ultimo sorpasso.